Sul versante ionico della Puglia, a circa 25 km di distanza da Lecce, si trova la marina di Porto Cesareo. L'abitato sorge all'interno di una insenatura carsica, adagiato su una piccola penisola che si protende nel mare per circa 300 metri. Conta quasi 6.000 residenti. Si estende su 35 km quadrati di superficie e vanta la presenza di una riserva regionale terrestre e di un'area marina protetta tra le più grandi d'Italia. In pieno centro si trova il prestigioso Museo di Biologia Marina Pietro Parenzan, inaugurato dall'omonimo scienziato nel giugno 1966, di proprietà dell'Università del Salento. Con le sue collezioni, illustra la fauna del nostro mare a studenti e turisti che a migliaia lo visitano. Poco distante si trova la famosa via Silvio Pellico, interamente dedicata alle pescherie. Qui si possono trovare eccellenti prodotti ittici, la rinomata triglia di scoglio di Porto Cesareo ed il prelibato tonno sott'olio. Porto Cesareo è terra ricca anche di storia. La presenza umana nella zona risale ad epoche remote. Sulla penisoletta di Scalo di Furno, alcune indagini archeologiche hanno riportato alla luce un insediamento industriale delle prime fasi dell'età del bronzo e, successivamente, tracce di frequentazione umana tra il VII e il IV secolo a.C. Infatti, il sito divenne un luogo di culto, probabilmente dedicato alla divinità messapica Tana. Il mare di Porto Cesareo ha restituito numerosi manufatti archeologici, come una pregevole statuetta in basalto verde raffigurante il dio egizio Thot, datata alla fine del IV secolo a.C., ed un relitto romano con un carico di colonne monumentali di marmo provenienti dalla Grecia. Il recente rinvenimento in mare di alcune imbarcazioni del periodo medievale conferma l'importanza del traffico portuale dell'area nel XIII secolo. La penisola salentina si caratterizza per la presenza di diverse torri difensive, realizzate nel XVI secolo per volontà dell'imperatore Carlo V, al fine di scongiurare le invasioni dei pirati ottomani. A Porto Cesareo spiccano Torre Cesarea, Torre Chianca, Torre Lapillo e Torre Castiglione, ormai di ruta. La struttura ha una forma quadrangolare ed un'altezza di circa 16 metri. La torre è costruita con blocchi tufacei e si caratterizza per la presenza di tipici elementi dell'architettura militare, come i beccatelli e le caditoie. Nel corso dei secoli vi è sempre stata una importante attività piscatoria e portuale. Qui venivano imbarcate le derrate prodotte nella ricca terra d'Arneo. Lo storico Girolamo Marciano narra che l'abbondanza dei pesci pescati nel feudo di Pescaria,
dei Conti Acquaviva, l'attuale Porto Cesareo, inondava tutta la terra d'Otranto. Superata la minaccia dei turchi ottomani e dei saraceni, il territorio di Porto Cesareo cominciò a ripopolarsi verso la fine del XVIII secolo, quando alcuni pescatori tarantini installarono una tonnara. Dopo una prima fase di vero e proprio nomadismo marinaro, realizzarono alcune baracche a ridosso della Torre Cesarea e, con il passare degli anni, anche costruzioni in muratura. Il numero dei residenti cominciò ad essere tale da richiedere una chiesa, che fu costruita nel 1880 col titolo di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, accanto alla vecchia chiesetta, risalente al XV secolo e dedicata a Santa Cesarea Vergine. La struttura presenta una facciata neoclassica, ha un'unica navata ed è sormontata dal piccolo campanile a vela. All'interno vi sono due nicchie ospitanti le statue in cartapesta di Santa Cesarea e della Madonna del Perpetuo Soccorso. Verso la fine degli anni 50 l'attività ittica si accrebbe ulteriormente. Il paese divenne pian piano centro di balneazione e di attività marinare. Tutto questo indusse i residenti a chiedere l'autonomia dal comune di Nardò, di cui era frazione, conseguita il 20 maggio 1975. Sapore di sale, sapore di mare. Oggi Porto Cesareo viene considerata tra le più belle e rinomate località turistiche della Puglia. Lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni.